Avete mangiato? Sì. Avete bevuto? Sì. Fate il saluto allora alle maestre e al sindaco. Questo qua. Non so io, Sacchina. E al padrone di casa qua. Guardate che io non sono giovane come voi e come loro, no? Io sono vecchio come il cucco, capite? Dietro il cucco. Però mi sento giovane vedendovi voi. Eh sì, mi sento come allora, perché allora io avevo la vostra età quando ero qua. Allora erano tempi grami, eh? Ma ci divertivamo che voi non potete neanche immaginare. Eravamo sempre scalzi, sulle strade c'era i sassi con questi. E andando scalzi, naturalmente, si prendevano delle botte nelle punte delle dita, o si andava via con una gamba solo. Capite com'è? Ma adesso siete nelle bambagie voi. Noi allora qua ci trovavamo in mezzo a un paradiso. Perché? Dormavamo qua, come gli altri, dormivano qua, mangiavano qua. Qua avevamo la stalla, perché ricordate che a Volano c'erano tante di quelle mucche e bestie in paese che voi non potete immaginare. Quando facevano il loro popò via per il paese, noi andavamo con la badilla a prenderle su e le portavamo in campagna per concimare. Erano buone per fare la salata. Avevamo la campagna, qua era tutta campagna, qua c'erano le galline, i galli, i conigli in giro, dappertutto. E quando ci occorreva qualche uova, andavamo a prenderla e ce la rompavamo là e ce la bevamo. Ho bevuto anche 6 in un giorno io. Madonna. Erano tempi di guerra. Vedete lassù? Vedete dove c'è quella punta là del Zengio Rosso? Bene. Lassù venivano fuori gli americani, gli aeroplani e vedevi tutte queste farfalline bianche che venivano giù, no? E sapete cos'era? Io dicevo a mio fratello, eravamo su quel poggioletto lì, no? Guarda quanti nastrini che arrivano giù, guarda i nastrini. Tutto di un colpo. Erano le bombe. Bombe dappertutto, era qua, c'erano i cannoni della contraerea che sparavano su. A un certo punto mia mamma e l'anella, no? E mia sorella, è venuta fuori con la bambina in braccio così lì, no? Bene, dal spostamento d'aria sono andati a terra, si sono aperte tutte le porte e hai visto i portoni di tutte le case qua attorno, no? È brutta la guerra, ragazzi, è brutta, Madonna. Corravamo sempre al rifugio. Sempre il rifugio, qua dietro alle acque c'è un rifugio che adesso è sigillato, no? E noi stavamo dentro sempre fin quando che non c'era più l'allarme dei bombardamenti. Qua era pieno di tedeschi, ci sono stati 5-6 mila tedeschi dentro nel paese, carri armati, mucche di munizioni. Di tutto, ma era un disastro. Avete mai visto alle TV le guerre come sono fatte? Non vi piacciono le guerre, no? Ecco, odiate sempre la guerra, ricordatevelo, perché tanti bambini come voi stanno morendo sotto le bombe, purtroppo. Qui era la nostra vita, in questo ambiente qua. No? Venivamo giù, mangiavamo il pane con la portoghese, che erano i grappoli d'uva, no? Che era magnifica, buonissima. Era un tipo di uva da tavola, quando aveva sulla rugiada, no? Era buona, osti, molto buona, assieme al pane. Poi, per mangiare, noi non avevamo le patatine come voi adesso. Sapete cosa avevamo? Mangiavamo
la polenta con sopra un po' di marmellata o la mosa con il latte o i fregolotti. Non sapete cosa sono i fregolotti? Una specie di minestra di bronzone, di bronza, di minestra. Ecco, e basta. Quando vi vedevamo, ci davano qualche 20 centesimi per andare a prendere un panino coi fichi dentro, ci sembrava di andare a prendere la torta a noi. Capite? Noi, sai cosa che facevamo? Quando vedevamo la gente più vecchia di noi, dicevamo sempre addio. E avevamo una paura da loro che era una cosa incredibile. Sempre del voi davamo. E se aveste visto qua, il gabinetto era lì. Vedete lì sotto? Era una buca con un pianoro di legno e lì si faceva il poppò. Cucina? Dov'è la cucina? La cucina era dentro qua, guarda qui, in questo angolo qua, che una volta era una stalla. Vogliamo vederla? Una stalletta era. Questa era la cucinetta, no? Non era così, eh? Questa qua era più, andava più in giù qua, no? Che là c'era il secchiaio in fondo e qui c'era la cucina. Vedete che piccolini eravamo dentro, proprio striminziti, no? Ma tutto il paese abitavano così, in queste situazioni qua. Non abbiate mai paura di chiedere, perché ricordate che il sapere è figlio dell'esperienza, e allora l'esperienza si acquisisce quando si sa. Quanti eravate in famiglia? Noi eravamo in 5 in famiglia. Se facevi qualcosa di male o ti comportavi male, se non ti prendeva la sera il papà, ti prendeva la mattina, tirava giù le coperte e te le fifollava. Allora Mario, qua, questo locale qui, cos'è? Prima questo locale qui era un portone. Era aperto. Era tutto aperto. Mm-hmm. Là, i tedeschi che portavano via sempre il fieno, mm-hmm. C'ha il fame, papà. La ciapà, la mazza e la battuzzò la scala, no? Perché mi vaga su a prendere il fieno, no? E dopo, tant'è vero che era quel tocco di scala di lei, allora, no? Qua c'erano i tedeschi, ragazzi. C'era la guerra, mamma mia, che roba, che corse che facevamo. E sapete come dormivamo noi allora? No. Ah, allora vi dico io, in un unico letto, io e mio fratello, lui con la testa in giù, io con la testa in su. Io annusavo i piedi di lui e lui annusava i miei piedi. E sapete dove si dormiva? Nella stalla. Su sacchi con dentro foglie di grano turco. Si mettevano dentro le scaldine, oppure scaldaletto, no? Con le braccia, sperando che non si attacca a fuoco le coperte, no? E andava dentro, ti accucciavi dentro come un gatto. Quando volete chiamate pure che io vengo, ma vi spiego di altre cose allora. La loro presenza è già un saluto, perché mi hanno fatto rinverdire la mia fanciullezza, la mia giovinezza, la mia pubertà, no? Mi hanno fatto venire in mente quei momenti quando ero grande come loro e che sgambettavo magro, stecchito come uno del Biafra, no? Era giù per la campagna a prendermi una gallina oppure a prendermi un uovo e mangiarmelo. Puff, puff, facevo. Clucchete. E lo mettevo dentro in bocca. Però